Tra i giovani in gara quest'anno andiamo a conoscere meglio Davide Shorty. Benvenuto! Grazie mille, ciao a tutti! Ciao Davide, in realtà molti dei nostri ascoltatori già ti conosceranno perché tu ti sei svelato partecipando a X Factor, quindi insomma non sei, diciamo, sei un volto noto. Non so se questo aiuti in questo contesto, sì o no, aiuta? Ma onestamente non saprei, è la prima volta che partecipo, quindi non ti saprei dire. Spero che la musica parli da sé e spero che venga recepita e capita. A proposito di musica che parli da sé, già un premio te lo sei aggiudicato, parlo del premio Lunezia, almeno per quello che riguarda la sezione giovani. Com'è stato quando ti hanno comunicato questo risultato? È un grandissimo onore, poi vincere un premio che è legato alla figura di Fabrizio De André, che per me è un grandissimo idolo, è veramente più che un privilegio, è una lusinga e sono veramente molto orgoglioso. Per me le parole sono fondamentali, il premio è un premio musical letterario, quindi per me che sono un autore addirittura qualcosa di... è proprio un sogno ad occhi aperti, non saprei come altro definirlo. Andiamo quindi a parlare della tua regina. Ci racconti un po' com'è nata? Assolutamente, l'ho scritta insieme ai ragazzi della mia band in questa session che abbiamo organizzato vicino al Lago Maggiore, immersa nel verde. E la canzone è dedicata alla mia ex compagna, Céline. In quel periodo stavamo passando un periodo molto intenso. Ho deciso di parlare della sua forza, perché la vedevo sempre molto forte e penso che sia fondamentale celebrare la forza di una figura femminile. Quello che vedevo in lei era proprio qualcosa di... una luce che non avevo mai visto, e soprattutto mi ha insegnato a rapportarmi con lei in maniera diversa. Io, essendo siciliano, sono cresciuto molto, molto possessivo, quasi sgradevole nei miei rapporti con alcune donne della mia vita. Devo dire che il mio rapporto con lei mi ha cambiato tantissimo e penso che sia fondamentale celebrare la figura della donna ogni giorno. In vista dell'8 marzo mi sembra il minimo poter cantare forte questa cosa sul palco dell'Ariston. E tanto è vero che ti ha talmente stravolto che siete rimasti in buoni rapporti e lei è la protagonista del video. Esattamente, lei è una talentuosissima attrice e ho deciso di chiederle se le facesse piacere far parte del video ed essere il volto di Regina, visto che non c'è nessun personaggio ma c'è una persona reale, non ci sarebbe stato nessuno in grado di dare giustizia a quel personaggio se non lei, visto che è proprio la persona presa in causa. Lei ha accettato con grande gioia e ha fatto un lavoro meraviglioso. Fai una musica di grandissima contaminazione, e che è ovviamente un complimento. Però tu come ti senti dentro? Sei R&B, sei soul, sei funky? Io nasco come rapper, nasco con l'hip hop. Grazie all'hip hop ho conosciuto generi come il soul, il funk e il jazz. Facendo le basi, sai, devi comprare i dischi e trovare dei campioni e dei pezzi da campionare. E io, grazie a questa cosa qui, ho conosciuto tantissimo soul, tantissimo funk e jazz, soprattutto il jazz. Mi sento un po' tutte queste cose, ma anche un cantautore italiano. Il cantautorato italiano mi ha accompagnato per tutta la giovinezza. Artisti come Pino Daniele, Fabio Concato, Luigi Tenco, che per me è uno spirito guida. Sono tutti artisti che ho ascoltato sempre in maniera molto attenta e molto analitica, proprio perché volevo prendere il meglio da quelle canzoni e cercare di scrivere quelle mie. Penso che in Italia abbiamo degli esempi di poesia nel cantautorato che siano anche De André stesso, di cui parlavamo prima, ecco, sono veramente degli esempi di poesia fortissimi. Devo dirtelo, perché ascoltando avevo letto questa cosa di Concato come autore tra i tuoi ascolti, e ascoltando Regina le prime volte dicevo: ma ha un ricordo, non una copiatura, non un timbro, però un ricordo di qualcuno, ma non riuscivo, appunto perché non è una copiatura, ad abbinare. Quando ho letto Fabio Concato ho detto: eccolo lì, è proprio lui. È un altro grande complimento, ovviamente, che ti faccio, però lo ha ricordato tanto. Me lo ha ricordato tanto.
sì. Il fatto che dici che non è una copiatura, ma proprio un respiro in un modo naturale, come se, ecco, per me è un'influenza, per cui non cerco di copiare, ma comunque avendolo ascoltato tanto ci sono delle inflessioni che lo ricordo. Andiamo a questa sera, andiamo a... come ti prepari all'esibizione? Meditazione, respirazione. Oggi mi sono svegliato presto, mi sono allenato, ho fatto un po' da personal trainer al mio manager, che mi ha motivato ancora di più. Poi ho fatto un bagno caldo, ho cominciato a fare un po' di interviste, e questa sera si mangia bene, si mangia leggero, prima di andare all'Ariston si fa un altro quarto d'ora, 20 minuti di meditazione e poi ci si va a divertire, perché è un momento che bisogna cogliere, è soprattutto un privilegio, proprio perché ci sono tantissimi artisti che in questo momento vorrebbero stare sul palco e non possono, quindi vogliamo dare un messaggio di gioia, di unità, di aggregazione, e soprattutto divertirci insieme, far divertire anche gli italiani. Andiamo all'ultima domanda, poi ti lascio, che è poi quella seria per la quale, insomma, siamo arrivati fino qui, per poterti chiedere se è vero che tu sei il cazzaro della chat tutti tamponati. Chi è che te l'ha detto? Non te lo dirò mai. Allora, io sono un po' un cazzaro della chat tutti tamponati. Il cazzaro, però... non l'ho detto io, cioè proprio la definizione che è stata utilizzata. Sono un cazzaro, scrivo tantissime cazzate, è vero. Cioè, mi piace un sacco scrivere cazzate, io mi diverto a scrivere cazzate, non è una cosa nuova, chi mi conosce lo sa, quindi sono orgoglioso di questo titolo, però anche Wrong on You è un bravo cazzaro. Ok, grazie mille per la... È un ottimo attore, tra l'altro lui nella chat tutti tamponati ci ha mandato molto spesso delle imitazioni di Alessandro Borghese. Ah, certo. Quindi, se dovesse intervistare Wrong on You, chiedigli un'imitazione di Alessandro Borghese. Mannaggia, l'abbiamo già fatto. Dovevamo conoscerci prima. In tutti i casi puoi andare a rivedere su YouTube tutte le interviste che abbiamo realizzato ai tuoi colleghi e scoprire così chi ti ha sbugiardato, o meglio, chi ha riconosciuto a te, caro Davide, questo ambito premio. È un titolo, titolo. Esatto. Premio Lunezia, premio Lunezia, esatto. È cazzaro del gruppo tamponati. Vanne Fiero, grazie mille Davide Shorty per essere stato con noi, grazie. Grazie a voi, un saluto a tutti Radio Ciao. Bruno. Ciao. Sanremo 2021 in collaborazione con Biper Banca, Encaplast Packaging Solutions, Audi Zentrum Modena Schiatti Motor, ODS Giocattoli, Cantina di Quistello dal 1928, Supermercati Famila, con noi sei in famiglia, e Marluri Caricamore.